Ciao a tutti, allora rieccomi dopo un sacco di tempo per un video veloce, che dovrebbe essere veloce perché è un video mercatino per sbarazzarmi di questi libri. Allora, tutto quello che farò vedere in questo video è in vendita a 3€. Se siete interessati a qualcosa, come sempre vi chiedo di lasciarmi un messaggio privato nella pagina Facebook che preferisco e di cui vi lascio il link qui sotto, o nel caso non abbiate Facebook va bene anche una mail. Allora, parto subito con lo scaffale dei libri in vendita a 3€, appunto. Allora, come primo libro abbiamo gli incantevoli giorni di Shirley, eccolo qua, perché l'ho comprato doppio. Chi mi segue sa che sto cercando di far tutta la raccolta di questa saga, diciamo così, che ha all'interno delle illustrazioni secondo me fantastiche. Vediamo se riesco a farvene vedere qualcuna. E questo è uno di quei volumi fatto proprio con la carta riciclata, credo sia. L'unica cosa è che c'è qui scritto un nome, no, a parte questo il libro è veramente nuovo e anche sotto è bellissimo, tra l'altro. Copertina rigida, edito, se non sbaglio, De Agostini, sì, e questo è il primo. Secondo è un Adelphi, Simone Weil, non so come si dica, Quaderni, eccolo qua. Io non so neanche bene di cosa si tratta, perché ho visto che questo libro si aggira attorno ai 40€. No, non so neanche cos'è. Volume quarto, tra l'altro. Comunque, insomma, questo. Poi, due piccole edizioni molto carine in copertina rigida di Il giocatore di Dostoevskij. E di Balzac, Eugenia Grandet, non so come si pronunci. Poi, Enciclopedia Cattolica dei Bambini e dei Ragazzi, e questa è veramente nuova, totalmente illustrata. In copertina rigida, appunto. Poi abbiamo l'opera completa del Perugino, dei classici dell'arte Rizzoli, in copertina rigida con appunto tutte le opere di questo pittore. Poi, scusate se sparisco un attimo. Poi abbiamo per ragazzi in brossura Operazione Scettro d'Oro, 60 enigmi da risolvere, e ha praticamente delle storie con poi tutti i giochi e appunto gli enigmi che vanno risolti, molto carino. Poi sempre per bambini di Roberto Piumini, una bellissima edizione di Il pirata pescatore, eccolo qua, in copertina rigida, che contiene anche il CD per ascoltare la storia e con le canzoni che ci sono all'interno. Poi di Dickens, Avventure di un ragazzo solo al mondo. Un'edizione cartonata dei I pinguini e gli animali del Polo Sud, è una bella enciclopedia, insomma, se così possiamo dire, con tutti gli animali appunto del Polo Sud. Poi passiamo a dei romanzi e ho Tutto per una ragazza di Nick Hornby. In copertina rigida, nuovo ancora con la fascetta, L'archeologo di Arthur Phillips.
Il samurai che venne dall'Europa, l'avventura di un inglese nel Giappone del 600, in copertina rigida. Poi, il vento dei demoni. L'anello di rubino. Sono tutti in copertina rigida, questo penso che li vedete. Attraverso il tuo corpo di bevi l'acqua. Di Orwell, senza un soldo a Parigi e a Londra. Grandi città d'Europa. Appunto una guida sulle più grandi città tipo Budapest, Berlino, Anversa, Mosca, eccetera. E poi qua, scusate, ho fatica. Il Capitan Fracassa, copertina rigida, e questa è un'edizione bellissima perché contiene tantissime illustrazioni xilografate, penso si dica, non so adesso. Ce ne sono, me le sto guardando, scusate, ne trovo qualcuna. Ce ne sono veramente di, sono bellissime. E ne ha tantissime. Ok. Poi, imparare a tutto tondo, percorsi per leggere e scrivere, volume 3, cioè per la terza classe elementare. E tutto tondo, storia, geografia, scienze e matematica, sempre per la terza classe. Tra l'altro, contiene anche il libro, quello della maestra, con tutte le soluzioni. Ok, e direi che ci siamo. Bene, per questo video dei 3 euro è tutto e ci vediamo col prossimo video. Ciao!